Vuoi acquistare i giochi a prezzi bassissimi? Passa nel link in descrizione. Un po'. Ultimo giro, Tom. Vuoi qualcos'altro? No, vado a casa. Senti, Tommy, prima che te ne vada, posso chiederti un piccolo favore? Certo, Luigi, che posso fare? Ecco, accompagnare mia figlia. Sara? A quanto ne so, se la sa cavare benissimo da sola. Lei è gamba, sì. Ci sono persone poco raccomandabili dalle sue parti, come dire, teppistelli, sai, cattivi ragazzi, che la infastidiscono, fanno i cascamorti. Sara, questo lo sa usare bene, ma non vorrei che dicesse delle cose che loro non gradiscono, cose spiacevoli. Però se tu l'accompagnassi, beh, quei teppisti si ricorderebbero che è la figlioccia del Don. Non c'è problema, Luigi. È un onore. Ok. Grazie. Sara, stiamo chiudendo. Lui che ci fa? Tom, ti accompagnerà a casa. Davvero? Ehi, è solo lavoro. Così ti lasciano stare. Va bene. Se ti fa stare più tranquillo. Ehi. Ci vediamo domani. Prendo il cappotto. Io ti aspetto qui fuori. Una bella coppietta, eh? Chissà, chissà. Tutto ok? Non ho bisogno di essere accompagnata. Dai, tanto stasera avremmo dovuto vederci. Sì, forse. Comunque puoi fregartene della sua opinione. Capisci, Tom? A volte mi tratta come una bambina. Lo capisco, è protettivo, ne ha passate tante. Perché noi no? Però un padre è sempre un Ora cos'è questa padre. storia che rubi da mangiare? Beh, cucino io, spetta a me decidere cosa farne. Dubito poli voglia. Allora domani è la volta buona che la colazione se la prepara da solo. Che risposta, signori. Puoi bussare tu alla porta. Io ho Certo. le mani occupate. Dunque? Sara, è per me? Scusa, è un po' meno della volta scorsa. Basta e avanza. Per nonna sei un angelo. Il Don non sopporta che il cibo vada sprecato. E tu? Tu devi essere Tommy. Sara ci ha parlato molto di te. Ehi! Sei un pilota famoso, Tom. Tutti parlano di te. Già, ha ragione. Lo fanno. Saranno i Sartom. Ora ti lascio, se no ti entra il freddo, Juliet. Ci vediamo in chiesa. Ok, e buona serata. Notte. Buonanotte, Tommy. Mamma, il Mmm. fanciulletto Sara è passata a trovarci. Hai Quando fatto un bel sco... gesto. Come chiamo? Dici? Beh, Che quel appena giorno ci qualcuno siamo le detti rompe e le fatti. palle, gli spacchiamo Già. il cranio. Comunque, bella serata per passeggiare, Tom, ma non sa Evita di cadere. ammazzare a causa mia, Tom. Ci proverò. Tutto qui. Passi tutto il tempo con uno sciupa femmine come Sam Trapani e non hai trovato niente di meglio che bella serata per passeggiare. Perché non è bella? Sì, penso di sì. Per caso vuole dei fiori, signore? No, siamo a posto. Ehi, non vuoi dei Anch'io sto fiori? aspettando un momento Quando mi d'azione. permetterai di invitarti a un vero appuntamento, che non sia accompagnarti a casa per conto di Luigi, Comunque credo che lo li sappia. avrai. Sì, Luigi? capiterà. Se No. soltanto papà non mi vietasse di uscire con i Ah, devo ragazzi. comprare per forza i fiori. No. Andiamo, che voglio menare, spaccare, fare cose.
Dai, Tom, mi faccio vedere come si rimorchia. Guarda, eh. Guarda che mo sbucano dietro un angolo ste teste di Carlo, eh. Guarda che i pezzenti la stanno già aspettando, eh. Ecco un filmato, sapevo io. Buonasera, dolcezza. Ci stai tradendo per caso? Fottetevi tutti. No, avanti, non fare il broncio, bambolina. Il tuo fidanzato potrà guardare, che ne dici? C'è qualche problema qui. Il vero problema sei tu che provi a soffiarci la ragazza, capo. Se non fate attenzione, finirete 3 metri sottoterra. Ui, addirittura. È la vostra ultima occasione. Non ci spaventi. Sappiamo per chi lavori. Quindi? Salieri da giovane sarà anche stato un pezzo grosso. Ma ora si è rammollito. È solo questione di tempo. Morello lo farà fuori. Non mi serve Salieri. E nemmeno altri. Non per questo. Oh oh oh! L'avete sentito? Mostrarci che cosa sai fare, Damerino. Ok. Come vuoi. Billy ha ragione. Proprio un bel bocconcino, sai. Però da dietro, bastardo. Dai. Sai che hai proprio due belle gambe. Sei un uomo morto. La de mameta. A te serve un vero uomo. Sì, tu prova a toccarle solamente i capelli, sfilarla e ti faccio vedere io. No, cazzo, non ho fatto niente. Chi è? Te basta? Ma quanto buggato! Bellissimo sto bug. Ok. Stavolta ce l'ha fatta, falla bene. Avanti, stronzo. Ora tocca a me. Spero che tu te la cavi meglio dei tuoi. Dai, avanti, stronzo. Dai, vieni. Com'è, con la mazza da baseball, no? Fa il gradasso, poi... Merda. Vabbè. Tocca a me. Sì. Spero che tu te la cavi meglio dei tuoi. Amici. Porca troia. Vabbè, ma non lo vedo. Non lo vedo il cosor che si sposta. Un altro cazzo di passetti, cavolo. Oh, e mi fai fa. E non. E non me lo fa fa. Dai. Dai, 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 come on. Come on, baby. Dai, fottiti. Ecco. Eccoti sistemato, figlio di puttana. Bello, ho visto tutto. Dammi alla larga. Ok. Buon gancio destro, devo dire. Sanguini. Andiamo su a casa mia. Do un'occhiata. Signori, ecco il modo per rimorchiare. Allora, ti vuoi accomodare o aspetti fuori? Aspettavo di essere invitato. Non hai capito, campione. Controllo solo che tu stia bene. Siediti sul divano adesso e tira sulla manica. Prendo il set da cucito.
Non sembra così grave. Vuoi che ti dia qualcosa? No, sto bene. Non devi fingere. Come? Lo vedo che ti fa un male cane, Tom. Se non vuoi ammetterlo, chiedi a Poli di rattopparti. Che cos'hai lì? Un omaggio del Don. Interessante. Ancora un po'. Ok. Ce la farai a supportare? Sì, ce la farò. Bene. Perché non voglio che la signora della porta accanto venga a lamentarsi per i rumori. Cerca solo di fare in fretta. Ci metterò il tempo che ci vuole. Se metto male i punti, resta la cicatrice. Davvero? Hai ricucito tanta gente? Solo mio padre. A volte capita che mia madre litighi con lui. Si è specializzato nello schivare i piatti. Così gli ha infilzato un bel ferro da maglia dritto nella mano. E perché? Perché era ubriaca marcio e anche gelosa. Mazza! Fatto. Non è certo un capolavoro, ma servirà. La cicatrice che resterà mi farà pensare a te. Per stanotte dormi qui. Non ti lascerò vagabondare in giro mezzo sbronzo. Specialmente con quei tipi che ti danno la caccia. Ok, va bene. Per caso hai una coperta in più? No. E la caldaia è rotta. Allora, negli anni 30 la scusa era che la caldaia era rotta. All'epoca dei primitivi la scusa era che non c'era luce. Ogni cosa è buona. Bella serata per passeggiare. Not bad, direi. Not bad. Ci sta un botto.